Amici telespettatori, benvenuti alla nostra nuova rubrica sociale, Un occhio per tutti, una rubrica itinerante in mezzo alla gente che vuole dare voce ai problemi e alle difficoltà del nostro territorio, ma anche alle sue gioie e alle sue speranze. In questa prima puntata vogliamo entrare nei locali della Mensa Caritas diocesana, luogo che ogni giorno ospita circa una ventina di poveri indigenti. Vogliamo conoscere più da vicino queste persone, i loro stili di vita, le loro abitudini, le ambizioni e i desideri, persone che sono a volte scartate, messe ai margini della società. Oggi i nostri microfoni li vogliono dare voce. Antonietta, come mai vieni qui alla Mensa Caritas ogni giorno? Sto in una situazione di disagio perché io prendo una pensione di invalidità, però ho detto al mio amministratore di sostegno che deve venire con me urgentemente al comune per questo sussidio comunale. Mi hanno pregato gli assistenti sociali. Lei dice sì, mo dice sì, mo dice no. Come mi devo comportare secondo te? E adesso per andare a lavorare me ne vado a cogliere olive a prezzo. Aziz, come mai vieni qui ogni giorno? Che cosa ti aspetti dalla Caritas? Quali sono i tuoi problemi? Aspetto un aiuto per mangiare perché non c'è lavoro. Se c'è lavoro, meno male, lo posso mangiare anche a casa. Non arrivo qua, però è difficile. Quali sono le tue esigenze? Lavoro, diciamo. Patrizio, come mai ti trovi qui oggi? Quali sono i tuoi problemi e le tue speranze? Guarda, i miei problemi sono che sono senza casa dal 24 marzo, da marzo, vivo in tenda. Sono andato dal sindaco a chiedere aiuto, ma dice che gli alloggi erano tutti finiti, tutte queste, per me sono chiacchiere perché ci sono alloggi dove persone con i miei disagi, sono anche ex detenuto. Dovrei avere anche un po' di, non diciamo migliorità su di me, ma almeno un minimo di, perché senza lavoro, senza tetto, non so più come devo fare, capito? Ecco perché comunque qui mi dà una mano mangiando qua il giorno, e c'è tanto. Secondo te come le autorità competenti che ci stanno sicuramente ascoltando possono soddisfare le tue, ma le vostre esigenze? Guarda, aiutando, guarda, veramente a chi ha bisogno. Devono vedere chi ha veramente bisogno, non chi non ne ha bisogno. Che cosa ti renderebbe davvero felice in questo momento? Questo adesso avere un tetto sulla testa e basta. Lorenzo, ogni giorno pranza alla Mensa Caritas, come mai ti trovi qui? Perché sono parecchi anni che mi trovo bene, ci sto bene, ho bisogno. Tutto qui. Di cosa hai bisogno? Quali sono i tuoi grandi desideri? Tutto sto in compagnia con le persone, poi mangio. Sono qui, tutto qui. Non c'ho. Non Quindi c'ho. un luogo che ti dà fraternità ti fa stare bene. Per compagnia, sì. Solo è brutto, non ci so stare. E mi trovo bene qua. Rita, con la tua voce puoi raccontare le tue esigenze, i tuoi desideri e anche i tuoi problemi. Che cosa vuoi dire? Eppure io vengo a mangiare qui perché ho bisogno, proprio per stare in compagnia, ecco. Quello è tutto. Siamo con Don Palmiro Amatangelo, direttore dell'ufficio della Caritas diocesana. Che cosa fa questo organo ecclesiale per esprimere la carità e per venire incontro alle tante esigenze della nostra gente? E la Caritas diocesana, come anche tutte le Caritas parrocchiali, è un organismo della Chiesa volto a testimoniare innanzitutto la carità e il Vangelo di nostro Signore. Sono tanti i motivi per cui la gente bussa alla nostra porta per chiedere sempre aiuto, aiuto perché è venuto a mancare il lavoro, aiuto perché ci sono necessità impellenti in famiglia. Cerchiamo di rispondere innanzitutto con l'amicizia, con la solidarietà e poi anche con qualche piccolo aiuto anche materiale. Uno degli aiuti concreti che diamo è la mensa giornaliera, dove ospitiamo circa 15-20 persone di media,
e siamo aperti tutti i giorni dalle 12.30 all'1. Un appello ai nostri telespettatori che ci seguono da casa per promuovere la carità. Io credo che bisogna chiarire il termine, cosa si intende per carità. A volte la confondiamo con la semplice elemosina. Allora diamo quell'euro, quei 5 euro quando ci capita l'occasione e tranquillizziamo le nostre coscienze, oppure in occasione di qualche calamità naturale liberiamo le nostre soffitte, i nostri armadi, dando il superfluo, quello che non ci serve più, quello che comunque è destinato ad essere buttato. Fare la carità significa donare qualcosa di suo, donare ciò che magari ci costa anche un po' di sacrificio, e quindi non è soltanto il bene che si dà, quanto anche il tempo che si vuole dedicare alla persona a cui vogliamo prestare la nostra attenzione. E dopo aver ascoltato queste persone che ogni giorno chiedono alloggio alla Mensa Caritas Diocesana, averle compreso anche le motivazioni, chiudiamo questa prima puntata della nostra rubrica. Avere un occhio per tutti è bello, affascinante, ma è anche difficile. Per questo vi invitiamo a scriverci sulla nostra email ondatvsulmona@yahoo.it per spunti e suggerimenti, ma anche per riflessioni e commenti sui servizi che mandiamo in onda. Un occhio per tutti tornerà la settimana prossima su questi schermi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi della nostra emittente locale.